Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di esame di maturità. Era veramente tantissimo tempo che volevo fare questo video, però aspettavo di essere vicina agli esami di maturità che si terranno il 20 di giugno. Ovviamente io l'esame di maturità l'ho fatto tantissimo tempo fa, quindi non devo fare l'esame di maturità. Per raccontarvi la mia esperienza, risponderò alle domande di un TAG, perché in qualche modo quelle domande vanno a riprendere tutti gli argomenti che io comunque vi avrei voluto raccontare, quindi lo faccio attraverso la risposta a queste domande. Comincio subito con la prima domanda, così comincio anche a raccontarvi il mio esame di maturità. Che diploma hai conseguito? Io ho preso un diploma di maturità tecnica femminile perché io ho fatto una scuola femminile con indirizzo dirigente di comunità. Praticamente erano uno di quegli indirizzi che consentivano poi di andare a lavorare all'interno delle comunità, con un ruolo che, diciamo, all'epoca assomigliava un po' al ruolo che oggi è quello dell'educatore professionale, quindi comunità di anziani, comunità di disabili, e si faceva un po' di animazione, comunque sì. Diciamo, intrattenevano, diciamo, le persone della comunità facendogli fare dei lavori che potessero essere da un certo punto di vista anche didattici, ma comunque anche molto di intrattenimento. Comunque era semplicemente un diploma, non era una laurea, quindi ovviamente non dava chissà quali competenze particolari. Io non so nemmeno se questo diploma che ho preso io oggi esista ancora. Quello che so è che la scuola che ho fatto io, che ai miei tempi era femminile, adesso è stata aperta anche al sesso maschile e mi viene da aggiungere, ovviamente, quando me ne vado io non è più femminile e diventa mista. Vabbè, perché comunque a noi fanciulle non è che piacesse tanto l'idea che insomma di essere solo donne, e quindi era un po' una cosa che ogni tanto dicevamo. Poi noi abbiamo finito e adesso ci sono anche i maschi. Vabbè, pazienza, è andata così. Seconda domanda: con quale punteggio ti sei diplomata? Dunque, qua cominciamo a entrare un po' nel vivo della mia esperienza, che è stata molto diversa da quella che è la maturità oggi. Io ho preso 44 sessantesimi. Io ho dato l'esame di maturità nel 1998 e a quei tempi la maturità era completamente diversa da quella di oggi. Intanto la votazione, perché i voti erano in sessantesimi, questo significa che il voto minimo era 36 sessantesimi e il voto massimo era 60 sessantesimi. Io ho preso 44 sessantesimi. Non chiedetemi a che voto equivale adesso, perché se avete visto il mio video sulla discalculia sapete che io non sono in grado di fare questo tipo di conteggio. Anzi, facciamo così: fatemi voi il conteggio, poi nei commenti fatemi sapere a che voto equivale con, diciamo, il sistema di votazione che c'è adesso. Quindi il mio voto è stato 44 sessantesimi. Il tuo rapporto con lo studio? A quei tempi il mio rapporto con lo studio era abbastanza disastroso, perché io volevo uscire con le amiche, volevo uscire col fidanzato e non avevo nessuna voglia di stare a casa a studiare. E infatti a casa a studiare ci stavo poco. Però, siccome la mia era una scuola abbastanza semplice, non richiedeva tutte queste ore di studio, quindi alla fine io con 2 o 3 ore di studio, non al giorno, alla settimana, riuscivo comunque poi a prendere la sufficienza. Non sono comunque mai stata bocciata, quindi alla fine me la sono cavata abbastanza bene, ma io sicuramente preferivo fare altro che stare a casa a studiare, e infatti facevo molto spesso altro, quindi non avevo un rapporto con lo studio molto, diciamo, affiatato. Anche se poi le cose sono cambiate, perché quando io poi sono andata all'università, che comunque ero già adulta, perché io sono andata all'università a 28 anni, quindi era già parecchio tempo che non aprivo i libri, però in quel momento il mio rapporto con lo studio è diventato completamente diverso. Ho studiato tantissimo, ho preso un sacco di titoli, di lauree, di diplomi, insomma tutta una serie di cose che a quei tempi non avrei mai pensato che avrei preso, però poi invece è andata così e l'ho fatto. Quarta domanda: quale tema hai scelto per la tesina? Ecco, la tesina a quei tempi non esisteva. Quando ho dato la maturità io era tutto un altro sistema. La tesina non c'era e non si portavano tutte le materie, quindi si veniva interrogati soltanto su 2 materie. Quindi praticamente era strutturato in questo modo, cerco di spiegarvelo il più brevemente possibile.
ad un certo punto dell'anno, in primavera, venivano estratte delle materie che praticamente si portavano allo scritto e all'orale. Quindi per lo scritto c'erano solo due prove. La prima era sempre italiano ed era fissa uguale per tutti. La seconda veniva estratta e di solito era una materia che riguardava l'indirizzo di studi che si stava facendo. Quindi per lo scientifico di solito era matematica, per il classico di solito era greco, latino, insomma materie comunque che in qualche modo fossero attinenti. Nel mio caso è uscito inglese scritto, quindi ho dovuto fare un tema di italiano e un tema anche di inglese nella seconda prova. E poi all'orale venivano estratte quattro materie e di queste quattro se ne sceglievano solo due, quindi se ne portavano solo due. Una veniva portata come prima materia e non potevano cambiarla e toccarla, la seconda materia in teoria poteva essere cambiata con un'altra di queste quattro, che però in realtà poi di solito veniva scambiata con quella che in ordine di classifica veniva messa come terza materia. Solo che io conosco pochissime persone alle quali è successa questa cosa. Di solito la materia che veniva scelta poi non veniva cambiata. Nel mio caso erano uscite come materie orali italiano, che comunque era un'altra di quelle materie fisse che usciva sempre, era uscita psicologia, diritto e anatomia. E io avevo scelto di portare psicologia e diritto, due materie che non sono molto collegate tra di loro, in realtà però io avevo scelto queste due materie e ho portato psicologia come prima materia e diritto come seconda materia e non me l'hanno cambiata, quindi mi è andata bene così. Quindi era un esame veramente diverso perché si studiava in realtà molto meno perché non c'erano tutte le materie, ma soltanto due, quindi io avevo studiato soltanto quelle due materie. Quindi era proprio strutturato in un altro modo, non esisteva l'articolo di giornale nella prova scritta, quindi si doveva fare un tema e quello era, si potevano scegliere ovviamente tre titoli, però non c'era la possibilità di fare l'articolo di giornale, di portare la tesina o di fare cose di quel genere. Quindi a questa domanda sulla tesina io ovviamente non posso rispondere, però vi posso dire che se dovessi fare l'esame di maturità oggi, come tema della tesina, ovviamente da buona YouTuber, porterei il tema dei social network e di YouTube, quindi questo fenomeno, diciamo, di YouTube, dei social, insomma, porterei sicuramente un argomento di quel genere. Andiamo avanti, altrimenti poi questo video viene lunghissimo. Cosa hai fatto prima degli esami, tranne studiare? Sì, io effettivamente ho fatto di tutto, tranne studiare davvero. Perché io per l'esame di maturità non ho studiato poi così tanto, devo dire la verità. Io uscivo col mio ragazzo, che poi è anche il mio compagno attuale perché stavamo già insieme, uscivo con le amiche, mi facevo proprio i cavoli miei, non è che stessi lì a studiare, a pensare all'esame di maturità, anche se in realtà ero agitata, ero in ansia, però poi alla fine quest'ansia non l'ho riversata nello studio, ma l'ho affrontata uscendo con gli amici, quindi una cosa insomma un po' così di questo genere. Scegli prima, seconda o terza prova. Ovviamente, come vi ho detto prima, non esisteva la terza prova, quindi io posso scegliere soltanto fra prima e seconda, però sicuramente scelgo la prima perché a me è sempre piaciuto tantissimo fare i temi. Quindi, siccome i temi erano praticamente la cosa che io facevo più volentieri in assoluto, sceglierei comunque la prima perché è una cosa che facevo volentieri, che non mi pesava. Io pensate che il tema del giorno della maturità l'ho fatto direttamente in bella. Poi era obbligatorio avere il foglio di brutta, quindi alla fine l'ho ricopiato su un altro foglio in modo da averne uno che fingesse, diciamo, da brutta copia, ma in realtà poi l'ho fatto solamente direttamente in bella perché a me venivano proprio naturali le parole sul foglio. Le scrivevo in modo naturale, quasi come se qualcuno mi facesse scrivere sotto dettatura, quindi era veramente naturale per me fare un tema e li facevo veramente molto volentieri. Andiamo avanti, il momento più bello dell'orale. Dunque, me lo ricordo questo. Io, come vi dicevo, avevo portato psicologia come prima materia. La professoressa mi aveva chiesto di parlare di Ritter, che è un, diciamo, uno dei personaggi della pedagogia.
E io, parlando di questo personaggio, avevo detto che lui sosteneva che i bambini, quando sono piccoli, vedessero gli oggetti inanimati come pieni di vita, perché comunque i bambini danno vita a qualsiasi cosa e quindi anche a questi oggetti. Avevo detto una cosa di questo genere e la professoressa mi ha fermato dicendomi che quello che stavo dicendo era sbagliato, ma siccome io ero sicura di aver detto una cosa giusta, le ho detto: no, guardi che quello che ho detto è giusto perché sul libro c'è scritta proprio questa cosa. Lei ha detto: ah, vediamo, ha aperto il libro e ha letto sul libro esattamente la frase che io le avevo appena ripetuto, quindi non ha potuto dirmi che era sbagliato. E quello è stato veramente il più bello perché ho detto: oh, finalmente mi sono presa una rivincita di tutti questi professori che quando ti interrogano fanno i sapienti, vogliono sapere tutto loro. Finalmente questa volta l'ho incalzata io perché quello che ho detto è giusto e gliel'ho anche dimostrato aprendo il libro e appunto andando a vedere la frase che avevo appena ripetuto, quindi è stata una piccola rivincita sui professori. Un'altra cosa che non vi ho detto dell'esame di maturità che ho fatto io è che i professori non erano i nostri professori, c'era una commissione che era completamente esterna, quindi professori che non ci avevano mai visto, non ci conoscevano e venivamo interrogati da questa commissione. C'era solo un membro interno che però aveva un ruolo, diciamo, un po' marginale, nel senso che non è che avesse proprio tutta questa voce in capitolo, anche se poi probabilmente nel momento degli scrutini o del voto magari qualcosa sicuramente aveva detto, però diciamo che noi avevamo la percezione che il suo ruolo fosse un po' a margine, ma che quella che contava era la commissione, che appunto era esterna. Quindi ho fatto tutto questo con una professoressa che in realtà non mi conosceva e che io non conoscevo, quindi diciamo che a quell'età, in quel contesto, è stato anche un piccolo atto di coraggio, perché anziché stare zitta e dire vabbè è giusto, però non dico niente, non rispondo, io ho detto no, no, sto dicendo una cosa che è giusta. E quindi insomma, per il contesto che era e per l'età che avevo, è stato un piccolo atto di coraggio. Prossima domanda, il momento più brutto dell'orale. In realtà io sono stata abbastanza fortunata perché non ci sono stati momenti brutti all'orale, è andata abbastanza bene, non ci sono stati intoppi o cose particolari. Forse il momento veramente più difficile, diciamo, più complicato è stato il momento in cui sono entrata, mi sono seduta e ho capito che era il mio momento, che stavo per essere interrogata all'esame di maturità, quindi quello è stato forse il momento più brutto perché era quello in cui comunque ero un po' più agitata. Poi però vi devo dire che quando mi sono seduta, ho cominciato a parlare, l'agitazione è passata, quindi alla fine poi è andata bene, insomma. Ultima domanda, ti mancano le superiori? Devo dire che sì, un po' mi mancano, sono sincera, mi manca la spensieratezza che avevo a quell'età, mi mancano le piccole cavolate che si facevano in classe con le compagne di scuola, mi mancano proprio alcune cose tipiche di quel periodo, quindi un po' mi mancano. Io poi mi sono trovata molto bene, andavo d'accordo con tutte, quindi insomma non avevo problemi particolari, è stato un periodo comunque in cui mi sono divertita, un periodo felice, poi il periodo dell'adolescenza, quindi momenti in cui si fanno anche delle esperienze, che si cominciano ad avere i primi fidanzati, insomma delle cose che comunque io ricordo sempre veramente con grande affetto, quindi un po' mi manca, devo essere sincera, anche se poi se penso che dovrei ricominciare tutto da capo e rifare tutto quello che ho fatto dopo, alla fine sono contenta di essere arrivata fino a qui, però se ci penso qualche volta un po' di nostalgia ce l'ho. E scusate, vi ho detto che era l'ultima domanda, ma in realtà ce n'è un'altra che è: rifaresti l'esame di maturità? No, direi di no, non lo rifarei perché comunque è un esame che è importante a quell'età, mi ha messo un po' di agitazione, quindi sinceramente è un esame che io non rifarei perché quello di maturità, secondo me, rimane impresso nella memoria degli studenti come un esame che è veramente uno scoglio particolare, quindi piuttosto preferirei rifare alcuni esami che ho dato all'università, ma l'esame di maturità non lo rifarei assolutamente. L'ultima cosa che volevo dirvi su questo esame è che, come vi ho detto, io ho fatto l'esame vecchia maniera, quindi strutturato nel modo che vi ho spiegato, ma la particolarità che mi agitava tantissimo
è che il 1998 è stato l'ultimo anno in cui è stato possibile fare l'esame in quel modo, quindi portando solo le due materie. Perché se mi avessero bocciato, io avessi fatto l'esame nel 99 anziché nel 98, avrei dovuto rifarmi quello nuovo con tutte le materie. E a me questa cosa mi metteva un'agitazione incredibile, perché l'idea di essere interrogata su tutte le materie a me agitava tantissimo. Quindi io ero agitata, avevo paura che mi bocciassero, non tanto perché poi avrei dovuto rifare l'anno, ma perché avevo paura poi di dover fare l'esame nuovo, quindi con tutte le materie, con tutte queste cose che cambiavano, e quindi insomma questo un po' mi agitava, però ce l'ho fatta, l'ho fatto nel 98, l'ho fatto alla vecchia maniera, è andato anche bene, perché poi diciamo che per quello che io ho studiato e per la preparazione che avevo, il voto che ho preso lo considero assolutamente giusto, quindi sono contenta e sono soddisfatta di come è andato il mio esame di maturità. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete vissuto l'esame di maturità bene come è successo a me, oppure se lo avete vissuto male. E soprattutto per quelli che non sono della mia generazione, ma per quelli che hanno fatto l'esame di maturità dal 1999 in avanti, fatemi sapere se sapevate che prima di voi l'esame di maturità era strutturato in questo modo, quindi se c'erano soltanto le due materie da scegliere fra quattro che venivano estratte, insomma, se conoscevate, diciamo, questa vecchia struttura dell'esame di maturità. E se qualcuno di voi ha fatto l'esame di maturità vecchio stile, fatemi sapere se questo video in qualche modo vi ha smosso qualche ricordo, perché penso che l'esame di maturità sia sempre qualcosa che si ricorda con un misto che va tra l'ansia, perché comunque è un esame che in qualche modo un po' mette ansia, ma anche un misto di ricordi belli legati all'adolescenza. Quindi, insomma, fatemi un po' sapere nei commenti se questo video vi ha risvegliato qualche ricordo particolare. Io mi fermo con questo video, ma prima di salutarvi voglio fare il mio personale gigantesco in bocca al lupo a tutti i ragazzi e le ragazze che quest'anno faranno l'esame di maturità. Spero che possiate averne un buon ricordo poi quando negli anni lo andrete a ricordare. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.